Allora, mister, l'arbitraggio obiettivamente ha condizionato la gara, espulsione di Paulillo a metà ecco, ripresa, dopo la seconda ammonizione è stato espulso lei. Ecco, qual è la sua opinione in merito all'arbitraggio? È l'identico metro arbitrale fatto vedere contro il Napoli Alpino, con lo stesso progetto preordinato. Anche lì eravamo là addirittura eravamo in doppia superiorità, doppio vantaggio, ci ha negato un calcio di rigore evidentissimo. Subito dopo l'azione successiva è andata a cacciare fuori Oliviero, che già era ammonito precedentemente, lui ricorda benissimo gli ammoniti del primo tempo. Ha fatto l'identica cosa con Paolillo, che era fino a quel momento il match winner della partita. Avevamo raddrizzato una partita dove eravamo partiti malissimo, siamo stati capaci, nonostante le innumerevoli assenze, gli infortuni di Somaripo, Oliviero, Antonucci, la squalifica e quant'altro, Pasquale Alessio che ha avuto un problema al ginocchio, eravamo rimessi in sesto una partita e stavamo giocando in una sola metà campo. Loro, tranne i primi 10 minuti, si è visto ben poco e quindi rimane il rammarico di aver incontrato sulla nostra strada lo stesso arbitro che ci ha arbitrato con il Napoli Alpino. Mancano 10 giornate, spero che la federazione non ce lo faccia più vedere nel corso del tempo, perché altrimenti faremo un esposto alla federazione che ci deve assolutamente non farci trovare più sulla nostra strada un arbitro del genere. Cambiando discorso, parlando della partita dal punto di vista tecnico, forse avete pagato subito quei due gol a inizio partita, qualche disattenzione difensiva di troppo, come la vede? Sì, questo lei ha visto benissimo la cosa, però devo dire che dopo ci siamo rimessi sotto, c'è stata un'unica squadra in campo. Le dicevo delle assenze, degli infortuni nel corso della partita, ma siamo stati encomiabili. Quindi se questo è il Solofre, la squadra vista oggi, io non penso che possa aspirare a un salto di categoria, perché se con un quarto della nostra squadra li abbiamo messi sotto, figuriamoci se avessimo avuto la squadra al completo. Devo elogiare ancora una volta i miei e solo, continuo a ripetermi, ma solo un arbitro del genere poteva farci perdere l'imbattibilità che ci tenevamo tanto a conservare. Un grande Paolillo. Un grandissimo Paolillo che nelle partite importanti viene fuori tutto il suo talento, la sua cattiveria agonistica, la sua immensa classe. Ha retto da solo il peso dell'attacco perché Antonucci non c'era, Alessio si era infortunato, stava giocando in maniera straordinaria e purtroppo mi devo ripetere, è un peccato gravissimo aver incontrato un arbitro del genere oggi. A proposito di Alessio, è uscito quasi in lacrime, ecco, dolorante al Sì. ginocchio che già è infortunato, come sta? Alessio, che lavora proprio nel settore medico, dice che ci sarà sicuramente un interessamento del legamento crociato, quindi lo perderemo per diverso tempo. Speriamo almeno di recuperare Oliviero, di recuperare Somaripa, recupereremo Antonucci e quindi perderemo gli altri due pivot che sono Alessio e Paolillo. Ma se la voglia, la determinazione è questa, possiamo giocarcela, continuare a giocarcela con tutto, nonostante questi arbitri. Allora, direttore, c'è nervosismo. Secondo voi l'arbitro ha condizionato la partita? Obiettivamente ha espulso Paolillo, doppia ammonizione, ha espulso l'allenatore, forse un po' incattivito la gara. Come l'ha vista lei da fuori campo? Sì, abbiamo visto, non voglio parlare di malafede perché sarebbe forse un po' troppo esagerato, però sinceramente sono riusciti a fare quello che non facevano i giocatori in campo. Due squadre amiche, due squadre correttissime, ma loro da fuori hanno combinato un disastro, ma veramente un disastro. Purtroppo hanno è il precedente con noi. Io non riesco a capire perché questi due signori, quando sentono Caivanese, nonostante li trattiamo bene, nonostante ci mettiamo a disposizione, nonostante diamo tutto l'apporto che dobbiamo dare, appena sentono Caivanese perdono le staffe. L'espulsione di Paolillo è qualcosa che rimarrà negli annali della storia del calcio a 5, così come quella che fu di Oliviero contro il Napoli Alpino. Possiamo parlare a livello tecnico del calcio di rigore che non ci hanno dato. Quello lascia il tempo che trova, perché può darsi anche che noi da fuori non abbiamo visto bene e che loro abbiano visto meglio. Però non è questo il discorso. Il discorso è che quando una coppia arbitrale è così sbalestrata come questa, non ci lamentiamo se poi succedono qualcosa, se succedono cose fuori dal campo, perché poi onestamente solo la grande amicizia con i Zepiano e con il Solofra può evitare questi problemi. Ma
se capitano in fra due squadre che magari hanno un piccolo astio, una piccola cosa contro, succederà veramente il parapiglia. Io posso annunciare da parte, dal punto di vista societario, che noi faremo un esposto per chiedere la grazia ai signori Rossi e Belcuore di non mandarceli più ad arbitrare una nostra partita. Mi conferma che inoltrerete questo esposto? Assolutamente, inoltreremo questo esposto, non vogliamo niente, la partita è finita, abbiamo perso, ci mangiamo le dita, abbiamo perso e tutti hanno visto in che modo, perché noi abbiamo perso quando ci hanno tirato fuori Paulillo, loro in superiorità numerica, è una grandissima squadra, è solo Ufra, che merita ampiamente il posto che sta ottenendo, e quindi era automatico che andassero in gol. Quindi per noi la partita avrebbe dovuto essere finita sul 2-2. Da arrabbiare, quindi, direttore. Sono tutti carissimi amici. Il Solofra, ultima domanda, comunque a prescindere dall'arbitraggio, ecco, è stato un po' discusso, ha meritato la vittoria secondo lei? Il discorso è sempre lo stesso, noi all'andata... Ha il potenziale per farlo, però... Assolutamente, ha il potenziale per vincere il campionato senza ogni dubbio. E poi è guidata, che lui ne dica, da una persona che io stiamo da ormai 3 anni, da quando l'ho incrociato la prima volta. Per me Iannone è veramente un grandissimo allenatore e può essere solamente un bene per il futsal regionale e spero per lui nazionale al più presto possibile, sempre che si decida finalmente di andare a prendere quel benedetto patentino, cioè non glielo posso dire io da avversario di andare a prendere il patentino, deve essere lui, a meno che non parto io, vado a Solofra, lo porto, lo accompagno e poi tutto, comunque indipendentemente da questo, noi abbiamo fatto 2 grandi partite, sia all'andata in casa loro che adesso al ritorno. Questa volta purtroppo eravamo un po' troppo rimaneggiati per una squadra del genere e purtroppo i 2 elementi che oggi veramente erano in condizioni eccezionali, Mario Paulillo e Pasquale Alessio si è fatto di nuovo male al ginocchio e è dovuto uscire. Mario Paulillo, l'arbitro, ha deciso di toglierlo da mezzo perché poteva essere pericoloso e noi ci troviamo con una sconfitta amarissima, che c'è, cioè, indipendentemente dalla grandissima forza del Solofra. Allora mister, il Salerno ha vinto 4-0, non siete primi, comunque a prescindere da questo, il vostro obiettivo qual è adesso? Ma io l'ho detto dopo la partita con la Trinem, dovevamo fare 5 partite, manca l'Avellino e poi dopo vediamo. Ci credete alla promozione diretta? No, è un sogno, diciamo che noi, allora, all'inizio del campionato, io mi ricordo ancora le interviste che avete fatto voi, non c'era un allenatore, un dirigente di qualsiasi altra squadra che diceva che noi potevamo stare lì sopra, quindi non capisco perché se all'inizio del campionato eravamo così scarsi, oggi siamo così lanciati a vincere il campionato. Ecco, tornando alla partita di oggi, polemiche arbitrali roventi, forse l'arbitro ha condizionato la partita, comunque avete meritato la vittoria qui su un difficile campo. Ma io non so se è meritato oppure no, io credo che il Caivano è una squadra che è una squadra ben allenata da un allenatore che io ritengo che sia uno dei più bravi di questa categoria e era difficile vincere su questo campo dove loro non perdevano da 10 partite, quindi credo che loro hanno fatto una grande partita, noi pure, loro avevano delle assenze, noi pure, diciamo che vincere qua è stato importante. Ecco, una grande prova corale, un'ottima fase difensiva, bravo il portiere, ma bravissimo anche Spisso, autore di un'altra doppietta, autore di 2 gol. Ecco, qual è la sua opinione su questo giocatore? È una sorpresa per lei o comunque se lo aspettava che in questa stagione avrebbe segnato tutti questi gol? Spisso l'ho portato io a calcio a 5. Io ho sempre creduto in lui, però deve stare sempre umile se vuole continuare a fare bene. Se continua ad ascoltarmi e continua a fare le cose che sa, può solo migliorare, ma non solo lui, noi abbiamo grandissimi giocatori veramente, oggi mancava Roscigno che credo che sia l'under più forte del campionato e credo che lui, Sellitto, De Vivo, è un gruppo eccezionale, questa è una squadra che deve vincere il gruppo, non il singolo giocatore, Spisso fa parte di questo gruppo, quindi lui deve emergere la sua classe in questo gruppo.